Se posso solo fare una piccola, l'ideale, tra virgolette, sarebbe avere per ogni cliente che è vostro, che va a fare la revisione, una scheda come quella di quattro ruote, dove si sommano i dati. Allora avremmo dei numeri notevoli con una statistica perfetta e avremmo il quadro completo, non solo i difetti legati alla sicurezza e quindi quelli che voi giustamente rilevate nel corso delle revisioni, ma anche tutti gli altri difetti che per forza di cose non vengono considerati da voi, ma che, ripeto, sono quelli che spesso sono più determinanti nella costruire la soddisfazione o meno del cliente per quella vettura. Assolutamente, questo sono d'accordo. Noi avremmo potuto anche fare un lavoro scimmiottando Automotorsport, andando a prendere magari un po' di dati delle varie pubblicazioni, assemblandole, ma intanto sarebbe stato detto a che titolo, e poi la finalità, questa a me interessa anche molto, far vedere quello che da una revisione, da una buona revisione si può ottenere. Questo prodotto, lo vedete qua, supplemento del Degra Magazine, che è il nostro house organ, noi lo mandiamo a tutti i centri di revisione che esistono in Italia, anche in non Degra, perché il nostro scopo, oltre a fare business, non siamo la Croce Rossa, vogliamo anche fare cultura della revisione, vogliamo che i centri di revisione vogliano, facciano qualche cosa di meglio, perché stiamo parlando di vetture che poi circolano, in alcuni casi sono delle bombe a tempo. Quindi noi vogliamo dire, signori, una buona revisione, e questo lo diciamo anche a motorizzazione civile, alla direzione della motorizzazione, può dare questi dati, sono dati interessanti. Poi uno come l'interprete le analizza, io vi ho fatto vedere, vado a leggermi o inventarmi l'analisi della strategia del passato. Un altro può trovarsi qualunque cosa. Come diceva il dottor Causi, questi dati noi li utilizziamo in tanti modi. Se prendete i rapporti sulla sicurezza stradale, non hanno tutte queste informazioni, sono condensate. Parliamo più magari dell'età dei veicoli, per dire come in questo caso anche l'età dei veicoli abbia un'influenza sulla sicurezza. Quindi i dati possono essere utilizzati in tantissimi modi. L'importante è essere coerenti nella finalità della sicurezza. Qua siamo i primi a dire. Mancano dei tasselli importanti per completare l'informazione, ma come Decra non siamo in grado di darli, a meno che non ci inventiamo anche noi un giornale. Ecco. Tornando al discorso della revisione, per fare una differenziazione sulla revisione che noi conosciamo italiana, questa è una revisione tedesca. Madonna, microfono. Sì? Questo funziona? Era sotto la giacca. Sì, sì. E la grossa differenza tra la revisione italiana e la revisione tedesca sta nella persona, e mentre la revisione italiana è affidata molto alle macchine, cioè alle attrezzature, guarda caso i gruppi di lavoro dei centri di revisione è formato dai costruttori delle attrezzature, per la revisione tedesca addirittura la persona deve essere un ingegnere con una qualifica sicuramente molto superiore all'attuale responsabile del centro di revisione. Di conseguenza l'analisi fatta dalla vettura, oltre al fatto che la revisione può essere superata, ma comunque vengono annotati difetti, cosa che in Italia non c'è, cioè passa o non passa, questa è la grossa differenza che ci fa estrarre questi dati. Relativamente alle difettologie, però, c'è anche da notare una cosa. Visto che la professionalità dei nostri esperti che va a valutare il veicolo, lo va a vedere sopra, lo va a vedere sotto, direttamente o indirettamente, parliamo per esempio di turbina, e mi ha servito un asso, diciamo, che avevo, dal punto di vista emissioni, automaticamente l'interpretazione dei valori di emissioni va comunque a valutare un decadimento o dell'impianto di catalizzazione o comunque per d'olio all'interno del gruppo di lubrificazione, come possono essere i problemi legati all'intercooler o legati a tutto, diciamo, al sistema di alimentazione, per cui le perdite sono valutate, nel senso che il veicolo supera la revisione ma vengono notati difetti, cosa che in Italia attualmente non si fa perché c'è un passo non passa. E da questo magari sarebbe interessante magari farvi vedere come viene eseguita una revisione in Germania, non tanto perché la Germania sia meglio o peggio, non stiamo valutando, non è una questione di più bravi o meno bravi, ma proprio la differenza metodologia. E da questo chiaramente non ci sono degli elementi che lei ha fatto presente, ma difatti per noi questo è un punto di partenza, non è un punto d'arrivo, non è un documento sostitutivo, ma è un documento integrativo
che deve servire a completamento di informazioni che nella panoramica italiana attualmente esiste in una certa forma, e la vostra è una forma assolutamente la più autorevole attualmente che esiste in Italia dal punto di vista, penso che tutti lo possano riconoscere, però dal punto di vista volume, visto che questo è sì statistico, perché è statistico sul parco circolante tedesco, ma è puntuale sui valori rilevati, cioè non è che abbiamo estratto dai 15 milioni statisticamente i valori, certo. Abbiamo sommato aritmeticamente i difetti, il che dal punto di vista statistico è il massimo che si possa ottenere. In più, mettendo questa griglia di 1000 veicoli minimo, abbiamo tolto tutte quelle versioni che arrivano magari anche a spizzo e bocconi sul mercato tedesco. In più, un'altra cosa importante che volevo farvi presente, che negli anni passati una delle critiche che veniva data a questi report era il fatto che le versioni erano versioni tedesche. Dalle verifiche che abbiamo fatto, diversi veicoli che noi abbiamo analizzato, non li abbiamo analizzati tutti, ma la differenziazione è solo nell'allestimento, ma non è nella preparazione del veicolo. C'erano delle case costruttrici che giustamente non mi sembra il caso di fare nomi, quando esportavano in Germania avevano una versione specifica, protezione anticorrosione diversa, verniciatura diversa, allestimento diverso. Questo non accade più anche per uniformità di scala, riduzione costi. Per cui la Fiat Panda italiana e la Fiat Panda tedesca cambia per allestimento, nel senso che diciamo l'utente tedesco ha un orientamento alla versione utilizzare, magari non ha i vetri elettrici o i manuali, però per esempio la punta sicurezza hanno tutti gli stessi dispositivi, per cui secondo me la rappresentatività del rapporto sta anche nel fatto che le versioni, cioè la Mercedes classe C o la serie 3 o la Fiat Bravo è la stessa vettura che noi troviamo attualmente in salone, e secondo me questo è un elemento che debba far riflettere. Poi sicuramente è un supporto al quale estrarre i dati. Sicuramente l'unione di questi con altri dati, tra i quali i vostri, di cui noi auspichiamo la possibilità di accedere, sicuramente potrebbe nascere un qualcosa che potrebbe essere anche molto più attuale di quanto rappresenta singolarmente.